Ultimamente l'M3 l'ho strapazzata come si deve, quindi penso sia giunto il momento di fare un bel tagliando. Ciao ragazzi, qui è Marchettino. Sono già volati 6 mesi da quando ho comprato l'M3 e in questi 6 mesi ne ho combinate veramente tante. Ho già fatto 9.000 km e come avete visto la macchina l'ho maltrattata bene, in senso buono. Ho fatto diversi track day, drifting, ho persino toccato i 300 all'ora in autobahn e penso sia giunto il momento di prendermi un po' cura della macchina e portarla in officina. Ed ecco perché oggi sono qui degli amici di autoriparazioni Ciampa del gruppo Punto Pro. Appena entrati in officina, all'auto è stato effettuato un check completo per rilevare eventuali anomalie o errori. Il risultato non poteva essere dei migliori. Zero errori. E adesso passiamo alla seconda fase del tagliando. Allora, dopo aver tolto l'olio motore, i filtri, ecco qua il nuovo olio. Abbiamo optato per un Motul 1060. Sono un sacco di flaconi perché il motore dell'M3, che è un grosso 4 litri vuoto, beh, ha bisogno di un sacco di olio motore, quasi 9 litri. Questo qui invece è il nuovo filtro dell'aria. Beh, questo qui accanto si capisce benissimo che il vecchio è... La differenza si vede. Questi invece sono i filtri dell'abitacolo, direi che era giunto il momento di cambiarli. E questi qui sono quelli nuovi, anche qui la differenza è ben visibile. Questo invece è il filtro dell'olio nuovo, e questo, beh, è quello vecchio. Non farò un semplice cambio dell'olio dei filtri perché, come vedete, ho anche qui un piccolo upgrade per i freni. Infatti cambierò sia le pastiglie che i dischi anteriori. C'è anche una piccola sorpresa per l'M3 perché guardate qua. Guardate che splendido volante in alcantara e carbonio che monterò. Ovviamente l'airbag va trasferito su questo, però farà una bella differenza. Gli amici di Compositi AS hanno fatto proprio un bel lavoro. E poi si dire che il prossimo step degli interni è rimuovere queste orribili modanature. Tagliando quasi completato, è giunto il momento di una veloce prova su strada e controllare che tutto sia ok. Tagliandata, sono molto soddisfatto. Adesso la macchina è decisamente pronta per nuove sgommate, però adesso valvole chiuse perché sennò non mi si sente la mia voce. Se c'è una cosa di cui sono molto contento di questa M3 è che il proprietario precedente si è preso veramente cura della macchina. Mediamente questa macchina è stata tagliandata ogni 10-15.000 km. Direi che adesso la macchina è a posto per altri 10.000 km circa. Come molti di voi mi state chiedendo, farò anche un video spiegandovi i costi di gestione dell'M3. E devo dire che sono decisamente inferiori della GTR, anche perché l'M3 la sto usando tanto, ma non tanto quanto la GTR. La GTR in un anno l'ho usata facendo 35.000 km e finora l'M3 in quasi 6 mesi di utilizzo ho fatto 10.000 km.
Alessa hanno fatto un bel lavoro. Se volete contattare, il link lo trovate nella descrizione e video qui sotto. Grazie anche agli amici di Autoriparazioni Champ per essersi presi cura della mia M3. Hanno fatto veramente un buon lavoro. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!